Pagani, via Filettine, rotonda che incrocia via Filettine con via Madonna di Fatima, perché siamo venuti qua. In certe situazioni basterebbe poco per eliminare polemiche, critiche, dispiaceri. Qui c'è un attraversamento e sono stati fatti dei lavori qualche tempo fa. C'è questo attraversamento coperto. Ecco, vedete questo autotreno? Avete sentito il rumore? Sotto i miei piedi è tremata anche la strada. I cittadini che sono residenti in questa zona, in particolar modo sul lato sinistro, a me che guardo verso le montagne, sono stanchi. Perché durante l'estate questa strada è molto molto trafficata, passano decine e decine di camion durante la giornata, molti di essi carichi, e ogni qualvolta passa questo camion, questo autotreno, le case sobbalzano, tremano. E allora c'è pure qualche persona anziana che dice: dopo tanti sacrifici di una vita devo veder tremare la mia casa, ho paura. L'ufficio tecnico mi hanno detto che lo sa. Ove mai i tecnici non lo sapessero, noi glielo stiamo dicendo. Ma ci vuole molto per mandare una squadra, far appianare questo collegamento di servizio sotterraneo, di sottoservizio, ed eliminare questo sbalzo che purtroppo incolpevolmente causano gli autotreni e la noncuranza. Purtroppo che causa molte critiche e molti problemi. E allora noi vi diciamo, senza alcuna critica, sia chiaro, senza alcuna polemica nei confronti di chi che sia, però dico, benedetto il Signore, ma non ci passiamo solo noi per le strade della città, credo che ci passino anche gli amministratori, i tecnici, i funzionari, e credo che di questo problema qualcuno ne sia già a conoscenza. E allora perché non evitare le polemiche, le critiche, i dispiaceri?